Allora, sono qui con SolidWorks e ho questo assieme con queste viti che vengono dalle toolbox, ma probabilmente non so cosa sia successo, c'è qualcosa che non va, nel senso che i primi file che mi sono arrivati poi si aggiornavano, quest'ultimo invece non si aggiorna. Io quello che suggerisco a questo punto è, per non avere problemi, è di salvarlo. Perché ogni tanto si hanno dei problemi con le toolbox, è un po' un casino. Di salvarlo in Parasolid. A questo punto, rinominarlo, a questo punto sarà sempre un file non legato alle toolbox, perché così non, si hanno meno problemi. E poi questo file allegato si deve mandare, cioè nel senso nell'assieme ci deve essere anche questo file che si chiamerà vite M8 sottotesta, cos'è, da qui a qui 80, ok? Si potrebbe mettere anche TCI, vabbè, ok, e qui dunque io farei così, perché è la soluzione migliore, perché se no ho questo problema che prima si risolveva, perché io innanzitutto io non voglio salvare, ok? Elimina tutto, ok. E adesso si è risolto, eccolo qua, si è risolto. Non so, sinceramente, non so il perché, però la soluzione a mio avviso più corretta sarebbe di salvarlo in perché anche questo qui, sì, sono tutti questi qua che hanno il punto di domanda. Vediamo l'altra, ma questa qui va bene perché è proprio questa è salvata così. Invece lui non so perché, caspita, questo non mi è mai successo, cioè questo, ah, non è una vite delle toolbox. Salva col nome. Questa è proprio una vite che è qua. E crea questo problema. Perché comunque qui è legato. Ah, allora, a mio avviso. Vabbè, questa. Ok, questo qua si dovrebbe fare riferimenti esterni e scomponi o blocca. Ok, a questo punto bisogna vedere, portandola su, a mio avviso non dovrebbe creare più problemi. La prima volta che mi capita questa problematica, è stranissimo perché poi lui ha salvato la vite, ok, ho capito, probabilmente queste viti che queste andavano a posto perché sono legate alle toolbox, ok, mentre questa qui è stata salvata in un modo, però rimane, bisognerebbe indagare, rimane legata alle toolbox e mi crea quel problema lì, perché probabilmente prima era più grossa, boh. Comunque ecco, io staccherei tutto, naturalmente adesso a me, non, perché non ho salvato, bisogna salvare come ho fatto io, di bloccare tutto, bisogna salvare, poi mi risalva e mi manderà di nuovo i disegni. Ecco. Una cosa da fare è questo. Sì. Vabbè. Io è la prima volta che mi è capitato questa cosa qui. Però è su tutto il fatto che è tutto legato a questo, che lui ha preso, poi ha salvato, ma salvando così rimane ancora in qualche modo legato alle configurazioni mie. Ma le configurazioni di toolbox, dunque io probabilmente ho una vite di quel tipo lì, mi carica, dopo deve rigenerare, penso che sia una cosa del genere, anche se non sono sicuro. Però ecco, sarebbe bloccare tutti i vincoli a questo punto, e a questo punto dovrebbe, quando
l'altro l'apre, non dovrebbe più avere problemi. Però io sottolineo sempre che è meglio staccare tutto dalle toolbox. Sì, perché a questo punto. Però, vabbè, ognuno fa. Però, siccome qua siamo, diciamo, non siamo in azienda, comunque sarebbe meglio poi, ripeto, staccare, ecco. Poi anche molte aziende non usano le toolbox, anche perché toolbox poi di norme uni non ne hanno. Vabbè che va bene anche quelle lì, per carità, però. Di solito ognuno poi nel tempo si crea la propria library, fondamentalmente è così. Vabbè, dopo per carità ci sono aziende che lo usano, però finché non devi scambiare file con gli altri, alla fine, perché sennò potrebbero succedere queste cose qua. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.